Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro ultimo appuntamento live di questa settimana noiosa come poche. Forse meglio, perché se iniziasse a ricominciare appunto la volatilità, non so se ci converrebbe oppure no, però è talmente noiosa che io mi sono rimesso a giocare un po' con l'intraday. No, scherzi a parte, ultimamente vi sto condividendo qualche trade intraday, qualche abbozzo di trade intraday, visto che per sport così sto cercando di impararlo a tempo perso, quando il mercato è tranquillo e non ho altre posizioni da seguire, mi metto un po' a giocare con capitale praticamente da buttare, cioè messo veramente poco sull'intraday per migliorare, mi tengo il diario, tutte quelle procedure da fare quando si vuole avere un po' di dati su cui poi lavorare e strutturare una strategia un po' buona. Ve li condivido di volta in volta su Telegram e quindi niente, ci diletteremo un po' anche con questo. A parte tutto, dunque ve l'ho detto, Bitcoin è sempre lì, mi piacerebbe aver sempre qualcosa di nuovo da dirvi sui grafici, però l'unica cosa nuova che è successa in questi giorni che è rimasto esattamente in quel range. La cosa buona è che il range sta diventando sempre più importante, quindi in caso di fortuita rottura rialzo, dai, c'è qualche speranza in più di dare una botta sufficientemente forte da recuperare quei 2-3 livelli di resistenza che sono diventati resistenza, che erano supporti che abbiamo perso, e perché no dare un po' di speranza all'intero mercato, anche se oggi ho sulla T-short. In realtà questa è ancora più short dell'altra perché è rossa, veramente la più rossa che ho, ma ho notato una correlazione inversa tra il mio outfit e il mercato, quindi io ci spero sempre, chi lo sa. Comunque, altcoin invece in un bagno di sangue, le altcoin stanno veramente performando male e tanto che mi passa proprio la voglia di seguirle completamente. Non mi fa ben sperare sul mercato il fatto che le altcoin stiano performando così male, anche perché vi ricordate, fino a un po' di tempo fa le altcoin tenevano botta, avevano comunque delle strutture buone, guardate ad esempio Ethereum, per adesso si salva ancora, però queste candele tutte a fila così fanno venire più da pensare al fatto che abbiamo costruito un top locale. Chi lo sa, prima io speravo nell'accumulazione, speravo in una reazione su questo livello che purtroppo non c'è stata, e quindi come ben vedete non c'è domanda sulle altcoin. Non è solo Ethereum, io ho preso Ethereum perché di solito ho un po' la cartina tornasole del mercato altcoin, ma se prendiamo qualsiasi altra vedete bene che la situazione è molto simile. BNB anche lui sta perdendo un po' questo supporto, di altre che cosa abbiamo? Cardano come messa, anche lei vedete rischia di fare il lower high e di andare a costruire un top, insomma magari più tardi le vediamo in maniera un po' più precisa, specifica, magari anche su vostra richiesta, non siate timidi, mi raccomando, chiedete tutte le altcoin che volete. Per adesso la cosa che vi posso dire dal punto di vista introduttivo, proprio così per spendere due parole sul mercato, è che le altcoin non benissimo, dominance come vedete a rischio appunto higher low e a rischio bottom, e se così fosse insomma, ripeto, per le altcoin potrebbe esserci un brutto periodo, in particolare se Bitcoin dovesse fare un'altra continuazione ribassista, lì credo che sarebbe lo scenario peggiore in assoluto sull'intero mercato, vedremmo una bella contrazione della market cap. Però nonostante io sia in versione T-short e siamo partiti nel modo più bearish possibile, non voglio fare il gufo e quindi cominciamo con la nostra solita routine, ovvero grafico dietro che ci porta bene, speriamo, chissà, magari fa il pump in diretta, ci fa scattare la posizione intraday in diretta, lo vedremo. Poi due codici promo vi darò, vi dropperò durante la live, aspettate che li trovo, eccoli qua, da 0.005 Bitcoin per PrimeXBT, quindi tenetevi pronto l'account aperto, se non ce l'avete andate pure su Telegram che ho shillato il mio referral link per aprirlo, si fa in un minuto, non ci vuole neanche KYC né niente e basta. Quindi partiamo pure subito con questa notizia che mi ha fatto fare delle domande. Inter, criptovaluta, nuovo sponsor.
Tra l'altro, criptovaluta cosa vuol dire? Cioè, come fa una criptovaluta a fare da sponsor? Non lo so. Allora, fatto sta che l'Inter sta cercando un nuovo sponsor che sostituisca Pirelli come main sponsor sulla maglia, quindi ruolo veramente importante, e si parla anche di cifre importanti, 30 milioni addirittura per il contratto di sponsorship, niente, cioè non briciole. E apparentemente tra gli sponsor c'è un'azienda legata alle cripto. Adesso, criptovaluta, non so cosa si intenda, però io penso che si intendi azienda legata alle cripto. Secondo voi qual è? Ditemi una, non lo so, quella che vi viene in mente per prima. Io vi dico quella che ho pensato io. Io, come ho letto, ho detto crypto.com, perché ho pensato alla Coppa Italia, ho pensato agli NFT, ho detto magari vuol fare degli NFT anche legati a qualche squadra di calcio. Però poi ci ho ripensato e ho detto, ma vuoi vedere che c'è dentro Cilic? Anche perché ultimamente ha avuto dei pump carini, E quindi, non lo so, non vorrei che ci sia qualche movimento proprio volto ad anticipare questa notizia. Poi Cilic ha a che fare col calcio, con i fan token, altrimenti mi veniva da pensare Sorare, però Sorare non ha neanche il suo token nella sua cripto, quindi non lo so, non c'entra granché, e non so se spenderebbe 30 milioni per sponsorizzare l'Inter. Non lo so, forse Cilic tra tutte è quella che mi convince di più. E a sto punto chiedo a voi, secondo voi che cos'è? Poi mi è venuto da ridere, ho detto immaginatevi se tipo nel prossimo campionato sulla maglia dei giocatori dell'Inter vediamo Shiba Inu gigante. Farebbe troppo ridere, però ovviamente non è neanche vagamente possibile. Poi, notizia numero 2, oggi non so se avete visto, c'è stato un po' di rallentamento nei blocchi di Bitcoin, perché sapete che è stato imposto dal governo cinese, cos'era, un paio di giorni fa, la chiusura di una mining farm importante in una provincia appunto cinese, e l'hash rate quindi è droppato di, non mi ricordo quanto, era 20 exahash al secondo forse, ha perso. E con esso vedete che ogni tanto viene saltato qualche blocco, è sbagliato perché non è che saltano i blocchi, però ci mettono più tempo a venire minati. Guardate, ad esempio qua ci sono 20 minuti tra un blocco e l'altro, qua di nuovo 25 minuti, poi stamattina, aspettate che ve lo vado a riprendere, non mi ricordo più dov'era, però erano passate 2 ore tra un blocco e un altro, no, 17 ore fa direi che è troppo. 11.9 secondo me questo, tra il 687.143 e il 142, il precedente, vedete 2 ore di pausa di blockchain senza blocchi, cioè tra i due blocchi sono passate 2 ore anziché i canonici 10 minuti. Questo perché non è che c'è da spaventarsi, è una cosa normalissima, Bitcoin è fatto apposta anche per sopperire a questi problemi, però il calo improvviso dell'hash rate con la difficoltà che non si è ancora aggiustata porta comunque a eventuali ritardi nei blocchi. Adesso al prossimo aggiustamento della difficoltà, che è tra, non mi ricordo, ci avevo guardato ma non mi ricordo più, sicuramente si abbasserà proprio per far fronte al calo dell'hash rate e di nuovo si ritornerà al solito battito cardiaco di 10 minuti circa. Questo incentiverà anche probabilmente altri miners a unirsi, magari dalla Cina ad altrove, e quindi l'hash rate poi tendenzialmente continuerà a crescere, perché poi il suo andamento sul lungo termine non credo proprio che verrà inficiato neanche da questa cosa della Cina. Immagino ci sarà una migrazione del mining dalla Cina verso altri stati che sono più permissivi, che hanno energie poco costose, insomma è il solito discorso dell'economia del mining. Però vi volevo condividere questa curiosità, ecco. Poi eccoci qua, questa è una notizia in realtà di ieri dell'India, che dopo la situazione di dell'El Salvador. Sapete che l'India non è che abbia tutta sta simpatia per le cripto. Vi ricordate che fino a poco tempo fa c'erano le banche che bloccavano i trasferimenti da e verso gli exchange di cripto, dicendo che c'era una legge emanata dalla banca centrale indiana, dalla Reserve Bank of India, che diceva che non si poteva fare trading e compravendita di criptovalute da parte dei privati. La RBI ha poi
smentito questa notizia dicendo guardate che avete interpretato male una circolare eccetera eccetera, però nonostante questo sapete bene che i rapporti India cripto non sono mai stati tanto rosei, ok? Anche perché in India c'è una domanda importante verso le cripto proprio a causa di un'esagerata inflazione, di una politica monetaria abbastanza rovinosa oserei dire, e quindi la RBI fa di tutto per difendere la sua moneta laddove può. In ogni caso adesso dopo il precedente El Salvador l'India apparentemente potrebbe, tutto ancora incondizionale però, definire Bitcoin un asset class, niente di particolarmente, non lo so, da essere da dire rivoluzione, perché benvenuta India, nel senso ormai è noto in tutto il mondo che Bitcoin è un asset class, però vabbè, lasciamogli i suoi tempi, prima o poi ce la facciamo. Poi ultima notizia invece molto interessante secondo me, il fatto che tramite Kraken, non so se avete un account su Kraken, si può andare a contribuire alle aste di Parachain su Kusama. Molto comodo per chi non vuole smanettare, capire, informarsi, perché qua si apre il proprio account di Kraken, si va su Earn, Parachain e si va a contribuire, ok? Come funziona la contribuzione? È semplice, vai a scegliere la Parachain che ti interessa e basta, ci clicchi sopra, vai a contribuire con i KSM che vuoi, c'è la durata, attenzione, quindi c'è da tenerli loccati all'interno della Parachain per la durata del lease, del prestito, e si ha una ricompensa poi di token per ogni KSM che si dà. Minima contribuzione molto bassa, quindi non c'è una grossa barriera d'ingresso, e poi c'è una reward fee del 10%, ma quando la Parachain è attiva, ok? Quindi nel momento in cui si contribuisce all'asta iniziale c'è zero fee per Kraken. Dopo sarà una sorta di staking, vedetelo in questo modo, con la Parachain attiva si potrà andare a contribuire di nuovo vincolando i propri KSM e si otterrà la ricompensa nel token con una reward fee, in questo caso del 10%. Ci sono tutte e cinque le parachain al momento aperte all'asta su Kusama, ovvero Karura, che è quella più interessante, che nella sua asta ufficiale questa è la locazione di Kraken. Ovviamente non è l'unico modo per partecipare alle aste di parachain, c'è anche il modo standard, ovvero tramite i provider di questo servizio, i vari pool eccetera, e vanno a ruba. Karura è veramente incredibile, è il progetto DeFi, non so se vi ricordate quando abbiamo parlato di Akala, che è quella su Polkadot, Karura è la sua versione su Kusama per l'appunto, però è uno dei progetti più hypati insieme anche a Moonriver, che è l'equivalente di Moonbeam. Poi abbiamo Kala, che è comparso oggi, non conosco, Shiden e Crust Shadow, non li conosco nemmeno quelli in realtà. Io conosco Karura e Moonriver e sono entrambi ottimi. Io mi immagino che ci sarà abbastanza hype su questi progetti. Non lo so, se vi interessa magari un video dedicato alle parachain, al come fare, come funzionano, non lo so, io non l'ho ancora fatto perché non vorrei che poi interessa a pochi nessuno, mi dite no, a me non interessa niente le parachain, non voglio contribuire, anche perché in questo periodo di mercato ci sono troppe incertezze, non lo so, come al solito sono aperto ai vostri feedback. E detto questo, basta, non ho altro da condividere con voi se non passare la parola proprio a voi e alle vostre domande. Allora, vediamo cosa avete da dire. Sì, ci interessa. Ciao Luca, ma un bel video su Badger DAO? Davvero lo vorresti? Caspita, questo mi stupisce. Io ne avevo parlato un po' di tempo fa di Badger DAO perché lo usavo per mettere a rendita i WBTC, in sostanza. All'inizio, cioè si parla di, non mi ricordo quanti mesi fa, era inarrivabile come rendita su Bitcoin. E però adesso non l'ho più seguito perché mi ricordo che si era abbassato e c'erano opportunità migliori al momento su Polygon e prima su BSC. Non lo so, magari lo possiamo andare ad approfondire insieme a un altro pacchetto di piattaforme DeFi. Poi, dici che la bull run finirà prima del lancio degli smart contract su Cardano?
La bull run, secondo me, ha già tirato le cuoia, perché comunque adesso c'è stato un bel freno a mano. C'è da vedere se questo diventa un bear market a tutti gli effetti, quindi destinato a durare, oppure se abbiamo una correzione, che comunque è una correzione profonda, perché abbiamo già fatto un meno 50%, però un conto è una correzione che magari si esaurisce, un conto, caspita, un bear market, sarebbe una situazione un po' poco bella. Io aspetto il tuo short di copertura per andare all-in su Bitcoin. Il mio short di copertura arriverà qua, in questa area. Lo vado a cercare qui. Vorrei vedere una bella spintarella rialzo, una bella caccia di liquidità proprio in questa zona e io lì mi copro, ma solo perché sono, caspita, ho la mia posizione long aperta ancora al 100% e mannaggia, inizia a diventare pesantina, se dovesse fare un'altra leg down. Ciao Luke, domanda ignorante, ma se apri lo short di copertura con il future e poi il prezzo di Bitcoin sale, puoi chiudere il future in anticipo o devi aspettare? No, no, puoi chiuderlo quando vuoi, non devi per forza aspettare la scadenza, nessun problema. Una buona entry per BNB, quale potrebbe essere? Allora, BNB, andiamolo a vedere. BNB, Bitcoin o USDT? Andiamo a vedere Bitcoin. Allora, purtroppo, guarda, qui dove si trova adesso, teoricamente potrebbe essere un entry, sotto ipotesi di accumulazione, quindi di high e low, entrambi, cioè scusa, low crescenti e high decrescenti, un triangolo simmetrico, ma purtroppo, visto l'andazzo delle altcoin, sai che io un po' di timore ce l'avrei ad aprire posizioni, quindi detto proprio cioè personalmente io, con i miei occhi e la mia testa, io aspetterei, io aspetto, anzi, non voglio consigliare a nessuno cosa deve fare, perché comunque il grafico è bullish, non ci piove, non è ancora bearish il grafico delle alt BTC, però vedere, soprattutto su Ethereum, cioè queste candele rosse una in fila all'altra, così senza neanche un briciolo di domanda, mi mette, sapete, quella sensazione di potrebbe andare peggio e quindi non lo so, cioè andare a anticipare, perché qui il setup che tu puoi usare è di anticipare l'accumulazione, quindi che questo è un triangolo di accumulazione, ipotizzando poi un'altra leg up. Solo che se poi, vabbè, rompe a ribasso, tu hai il tuo stop loss che puoi mettere sotto i precedenti low e esci tranquillo, non è che non casca il mondo. Però ecco, andare a cercare proprio una posizione in altcoin, quando le altcoin sono tutte da parecchi giorni in scarico, non danno speranza alla domanda, la dominance rischia di fare un costrutto di bottom, non lo so, io personalmente resto ancora a guardare in generale le altcoin. Poi, ieri sera mi avete fatto ribaltare dalle risate, grazie Luke, gli amici di Hard Rock Crypto sono fantastici, ma ieri poi eravamo un branco di matti che è degenerata, in effetti, però ogni tanto ci vuole anche scaricare la serietà, perché di analisi tanto tutti ne facciamo già ogni giorno, un po' di due risate, così un po' di ironia, poi chiaramente a qualcuno interessano di più i contenuti seri e ci sta, ma infatti. Allora, Luca, non ho ben chiaro come valutare la sicurezza delle stablecoin. Ad esempio, tra DAI e Iron, con che criterio valuteresti tu queste stablecoin per andare, ad esempio, a investire nei vari pool di liquidità in DeFi? Allora, guarda, DAI ha uno storico molto lungo, è utilizzata da tutti gli exchange, quindi come punteggio di stabilità gli do un bel 9, non gli do 10 perché esiste sempre quella possibilità di rischio. Iron è nuova di pacca, ok? È vero che adesso ha un TVL sopra il miliardo, però ha un mese di storico, ok? Ha un sistema interessante perché magari faremo un video dedicato, però la sua collateralizzazione è curiosa. E non lo so, cioè è più rischiosa chiaramente di DAI, cioè non c'è paragone, ad alto rischio ha un mese di vita, se DAI era 9 quella lì può essere un 6, ma perché semplicemente è poco longeva, quindi da andare a dar capitali in un pool ovviamente non andrei a fare all-in, a dare un capitale ampio in un pool che contiene Iron, ma è anche quello il motivo per cui l'APY è alto, cioè non è, nessuno regala niente, dove c'è un APY maggiore c'è un rischio maggiore, questa è una regola
universale, però secondo me c'è una leva rischio rendimento interessante, a patto che ovviamente si vada a contenere il capitale inserito. Luke, il fondatore di BlockFi, in quella foto che hai postato su Telegram ti assomiglia tantissimo, ma infatti io in realtà l'ho fondato io BlockFi, non ve l'ho mai detto, ma magari ragazzi miei. Ciao Luke, grande come sempre, puoi dirci qualcosa su Matic? Più che volentieri. Allora, il nostro Matic come si comporta? Vedete, anche lui è vittima di questa moria delle altcoin. Cluster qua dentro, 4500 e dintorni, breakdown, retest con shadow, tra l'altro con falso breakout e shadow, e poi continuazione ribassista. Ragazzi, non c'è trippa per gatti, anche qua punta dritta ai 3080, questa zona di supporto, e poi c'è da vedere come si comporta lì. Se fa un higher low e inizia magari a rompere di nuovo questo cluster, potrebbe tornare interessante, ma altrimenti lato speculativo non ci siamo. Lato speculativo, le altcoin sono in brutta situazione. Lato investitore, si va a girare la frittata dall'altra parte, perché se si sgonfiano un po', si arriva a dei prezzi più abbordabili, si ribilancia verso le altcoin, si abbassa il prezzo medio di carico, se si fa il pack si riesce a ottenere un prezzo migliore. Ovviamente sono sempre i due lati della stessa medaglia, la speculazione e l'investimento, dipende da che parte si sta, ok? Quindi poi torno qua. È il momento, tra l'altro, direi del primo promo code. Allora, papam, ve lo condivido non nella chat, perché altrimenti coi bot fate le vecchie volpi. Ed eccolo qua, mettiamo dimensione 40 così lo vedete, e intanto procedo con la lettura delle vostre domande. Allora, ciao Luke, grazie per il tuo lavoro. Pensi che il prossimo sponsor dell'Inter possa essere Phantom? Magari daresti un'occhiata al grafico. Phantom? Che è Phantom? Phantom? Phantom con la F forse? Intendevi? Phantom BTC? Grafico bruttino, oserei dire. Tra l'altro su Phantom purtroppo la DeFi non è decollata, non ha fatto come Polygon che ha spinto e è riuscito a ottenere un TVL ampio. Andiamo un attimo a dare un'occhiata, poi vi rimetto il codice, magari qualcuno l'ha già grabbato. Allora, su Polygon siamo a 8 miliardi circa, mentre su Phantom 115 milioni. Spooky swap, spirit swap, non lo so cosa, cioè non so neanche se sono degli scam oppure no, cioè non so, dovrei approfondire, ma mi è sembrato che non ne valesse la pena. Mentre Nio com'è messa col suo 178 miliardi, c'è solo Flamingo, incredibile. La Binance Smart Chain 17 miliardi, è statica. Secondo me prima o poi Polygon la flippa, la BSC di questo passo, guardate il trend, vabbè. Comunque non mi piace, perché c'è questo top qui che va a mettere, insomma, va a imbruttire parecchio il grafico. Per me è no, mi disp. Allora, torniamo al... eccolo, benissimo, e procediamo con le domande. Dunque. Ciao Luca, possiamo vedere insieme Matic e possibile entry per hold? Allora, guarda, per hold il discorso è che non c'è da preoccuparsi tanto dell'entry specifico. Hold, per definizione, è un'operatività a lungo termine. Quindi tu devi preoccuparti del timing di ingresso se tu vai a fare un trade basato su un movimento di mercato, ok? Se tu vuoi holdare o investire, preoccupati di entrare in maniera diluita, con un'allocazione predefinita, strategica. Avevo fatto anche un bel po' di video dedicati sul tubo, e basta, e questo è. Alla fine non c'è una grossa strategia. Se uno vuole holdare, deve farlo senza impazzire dietro al mercato, perché ho sentito di gente che dice sì, io voglio holdare, però poi vede che sale e vende dicendo adesso sì, così compro un po' più in basso, poi non scende più, e sono veramente cavoli, no? Fuori il trading dall'investimento. Poi
Ciao Luca, che ne pensi delle nuove alt sulla cannabis che stanno nascendo? Sto seguendo Weedcoin THC che a breve verrà listata su due exchange. Tu che ne pensi? Può avere futuro? Te lo dico con sincerità, secondo me sono tutte delle shitcoin, quelle lì che stanno cavalcando un po' di trend. Cioè, non lo so, mi sembrano veramente buttate lì. Mio parere personale, io magari sì, ci puoi giocare speculando col gambling, ma non sono da investimento, ecco. Volevo chiederti cosa ne pensi del trading sulle stablecoin? Rendimento basso, ma certo con capitale elevato, ma cosa intendi? Cioè, intendi l'arbitraggio tra le varie stablecoin? O il trading tra tipo BTC e USDT, perché trading sulle stable coin non lo so, puoi, non è che ci sono tutte queste opportunità di arbitraggio tra le varie stable coin, assolutamente, perché se tu conti le fee poi che paghi per fare i trade raramente li superi. Ciao Luca, grazie per tutte le nozioni. Potresti gentilmente dare un'occhiata al progetto PolyDoge? A prima vista pare una shit, ma dal progetto, dal team di sviluppo e dalla cura con cui viene gestita, sembra un progetto strutturato e promettente, ad esempio con airdrop di NFT. Assolutamente shit, fa parte della categoria shit, però come tali magari riesce a creare abbastanza FOMO da avere quella sua fase rialzista. Cioè lì alla fine non bisogna confonderli con gli investimenti, ok? Quindi dire io la compro per investire e detenerla tanto tempo, ci si ritrova col nulla. NFT, lo swap, il wallet, sono tutte quelle cose generiche che fanno un po' tutti adesso per cavalcare l'onda, per dire sì, io ho una shitcoin ma con qualcosa in più, ok? Quindi fate molta attenzione a questi specchietti per le allodole, perché magari sul largo pubblico possono avere un po' di presa, che quello che non sa bene dice wow, NFT, Shiba Swap, che roba. In realtà Shiba Swap, prendi un DEX, lo forchi, cambi due grafiche ed ecco fatto Shiba Swap, cioè lo può fare chiunque, chiaro. SafeMoon ha lanciato il wallet, mamma mia, cioè anche quello non ci vuole niente, un wallet per la Binance Bar Chain, ribrandizzato, la loro blockchain, cioè anche noi potremmo fare una blockchain volendo, però poi sarebbe una blockchain senza scopo. Quindi attenzione alle false utility che danno le shitcoin per darsi un perché. Chiaro, io ve lo dico non per fare later, ma per evitare che qualcuno butti via dei soldi. Cioè, se uno vuole giocare con queste coin per dire io butto, c'ho 100 euro da buttare, li butto cercando di fare il moonshot, ci sta come ragionamento, è gambling. Ma se uno mi dice io ho il mio capitale da investire in cripto, lo investo a lungo termine in questa coin, si ritrova con zero poi, perché poi si spengono, ok? Bene, basta, chiusa la parentesi. Ciao Luca, altra domanda sulle stable coin. DAI, quando sale o scende, è obbligata a tornare al punto di partenza ad ogni costo come USDT e USDC? Allora, è diversa DAI perché la sua stabilità, il peg al dollaro, è tenuto da una leva di interessi, no? Da un lato su Maker, si chiama così la piattaforma, c'è la possibilità di creare i DAI, ok? Tu vai a fornire collaterale, puoi creare i DAI e c'è una, si chiama Stability Fee. Quella Stability Fee in sostanza è un premium che tu paghi per la creazione dei DAI. Quei DAI lì poi li puoi vendere a mercato volendo, e se DAI, cioè perché sto dicendo questo? Perché immaginati se DAI vale 1,1 dollaro, tu fai il mining con i tuoi Ethereum, li metti a collaterale, crei dei DAI a un dollaro, chiaramente più la stability fee, e li vai a vendere a mercato. Tutti sono incentivati a fare questo, quindi DAI ritorna al suo valore di un dollaro. Cosa contraria, se DAI dovesse valere meno di un dollaro, c'è l'incentivo ad andarlo a comprare per poi fare il burn e fare la procedura inversa. Questo è un po' il discorso. E quindi questo è il motivo, ecco, non è esattamente a un dollaro spaccato, però poca differenza, ecco, ed è questo che lo tiene in piedi. Allora, cancelliamo il codice, pam, pam, e il fatto che comunque durante tutto il suo storico, guardate, ha tenuto il peg, cioè il legame con il dollaro. Andiamo a vedere anche durante i dump, i flash crash, cioè le ha passate tutte DAI, di test, di stress test direi che ne ha fatti. Allora, guardate, all, tac,
1,00 qualcosa. Sì, all'inizio è stato un po' più fluttuante, perché poi c'era comunque una market cap più bassa e cose del genere, però vedete che bene o male il valor medio è sempre intorno al dollaro. Ok, quindi direi che ha passato alla grande il suo test. La market cap, vedete, all'inizio era bassa ed è il motivo un po' della sua volatilità. Al crescere della market cap decresce la volatilità. Poi, allora, eccoci qua con la mia trasmissione preferita, ma grande, mi fa piacerissimo. Mi sto arrabattando per regalare il Prime al tuo canale. Adesso faccio un tutorial, giuro. Ci riesco questo fine settimana. Ascolto perché sospetto che di XTZ ci sia poco da dire. Di Tezos, dici? Tezos, XTZ, allora, vediamo. Ce l'ho ancora, sì. E non benissimo il grafico, purtroppo non se ne parla più quasi di Tezos, cioè è rimasto lì, non ci si è sviluppato tanto e quindi purtroppo è un po' calato il sipario su Tezos, ecco. FTX sponsor sicura? Sai che non ci avevo pensato FTX, ma l'Inter, FTX, l'Inter, cioè non sa neanche che esiste, è in America lì col... con il basket, con i Miami Heat, con gli sports, non credo che venga a mettere le mani nel calcio italiano. Buonasera Luca, cosa sono le inside bar e cosa possono servire nella lettura del grafico? Allora, le inside bar sono, come dice la parola stessa, delle candele che rimangono contenute all'interno di una precedente. Quindi, ad esempio, se noi abbiamo, non so, questa candela verde, tac, che detta un range, poi al suo interno ci possono essere delle inside bar fin tanto che non ci usciamo e quindi di fatto è un motivo di lateralità. Ecco, questa è un po' la definizione. Da sola non dice tanto come al solito, però unita ad altre cose chiaramente acquista importanza. Nel frattempo io vi ringrazio, mi spiace ma devo farlo sempre, vi ringrazio a coloro che si abbonano al mio canale e adesso vi farò il tutorial per come fare con Amazon Prime, perché avete l'abbonamento gratuito e per me è una piccola la donazione e davvero vi ringrazio, perché poi per voi è anche a costo zero. Poi Shiba come sponsor dell'Inter, bello. CHZ anche secondo me, CHZ anche secondo me. Ciao Luca, potresti analizzare CRO? Per me per l'Inter è, c'è la censura, quindi secondo me hai detto crypto.com. Era il primo a cui avevo pensato anch'io, era veramente il primo a cui ho pensato. CRO non benissimo, perché guardate, sta lateralizzando esattamente qua, che è sotto a un supporto perso, quindi io aspetterei almeno il recupero del supporto stesso, i 14 centesimi. Poi, visto anche lo sponsor della Coppa Italia, eh sì, Binance, no, Binance non credo che si metta a sponsorizzare, non ha mai sponsorizzato niente Binance, o sbaglio, bah. Justin Sun, magari è Justin Sun in persona, vi immaginate. Phantom è sponsor del team Sick Racing Yamaha di MotoGP, ma va, ma dai, non lo sapevo. CHZ è palesemente Safe Moon, ma vi immaginate, no, io giuro che non guardo più una partita di calcio in vita mia se vedo il logo di Safe Moon sulle magliette dell'Inter. Scommetto su Shiba, visto che si tratta dell'Inter credo sia Ripple. Binance, Shiba tutta la vita. In questo periodo ti stai muovendo sulle opzioni? Qualche strategia interessante, sempre con Deribit o consigli altro? Allora, opzioni uguale Deribit. Per adesso è ancora un must come per il trading di opzioni. In questo periodo ci si può muovere sulle opzioni con cautela però, e si può aprire delle posizioni a breve termine short volatility, ad esempio. Noi siamo all'interno di questo range, ok, 40.000, 33.000, 34.000, 40.000, quindi si può andare a costruire un profilo di questo tipo, ok, allora, tac, di solito è fatto così, tac, tac, con i due strike price qua dentro, ok? Tra il range che abbiamo detto a scadenza breve. Oppure si può andare a fare i nostri classici, che alla fine l'andamento è simile, vendere delle opzioni sia call che put, proprio per rimanere delta neutral, e andare a mangiare un po' di teta, anche se secondo me, dunque vediamo... volevo vedere anche il mio option viewer, eccolo, vediamo se funziona, sì,
Il Theta non è proprio altissimo. Vedete, 12 giugno, vabbè, 13 giugno, quindi scadenza dopodomani, vabbè, abbiamo un 2,42 di Theta, che non è male. Se si riesce a prendere una posizione delta neutral e di fatto c'è la volatilità che rimane ferma, si va a mangiare $500 di Theta per ogni posizione. Però chiaramente sono posizioni anche... cioè, con un capitale impegnato e un rischio, perché se parte poi il pump o il dump, bisogna sapersi coprire, non è un'operatività per tutti. Però sì, i soliti short volatility, io... buonanotte. I soliti short volatility, ok? O altrimenti si può andare, una volta che si abbasserà abbastanza la volatilità implicita con magari una scadenza sufficientemente ampia, si può andare long volatility, perché la compressione non è che dura all'infinito. Cioè short volatility sul breve, long volatility sul medio-lungo termine. Queste sono un po' le posizioni ottenibili in opzioni. Poi. Personalmente vorrei approfondire l'arbitraggio cash and carry. Osservando un tuo vecchio video, però non ho ancora compreso perché lo spread tende a zero. Rifarai qualche video a riguardo? Allora, lo spread tende a zero perché è un future a scadenza dicembre, supponiamo. Quando scade, lui ti dà, tu hai un contratto equivalente a un bitcoin, lui ti paga il prezzo di un bitcoin. Quindi per forza di cose, lui scade al valore di bitcoin, ok? Non, cioè, più ti allontani dal giorno della scadenza a ritroso e più c'è divergenza di solito, a patto che ci sia un sentiment. Cioè, se il prezzo è piatto, immaginati, e rimane piatto da mesi e c'è l'aspettativa che a scadenza del future il prezzo sarà ancora piatto, ci sarà già convergenza tra future e spot. Se c'è un sentiment bullish, il future sarà sovrapprezzato. Se c'è un sentiment bearish, sarà sottoprezzato. Se il future è sottoprezzato, non esiste cash and carry, perché dovresti andare long future e short spot, cosa che ti implica le fee di margin trading. Non benissimo. Se il future è sovrapprezzato, è un edge, una copertura, e in più ti dà quello spread che poi tende a zero per questa ragione, perché a scadenza il future scade al prezzo di Bitcoin, quindi più tu ti avvicini alla scadenza e più il mercato prezza questa cosa, ok? E adesso vediamo a che punto è. Io di solito guardo su FTX, perché c'è un po' di tutto. Ci sono i future a varie scadenze, BTC. Allora, futures, eccoci. Abbiamo lo spot, cioè perpetual, a 36.880. 25 giugno ha praticamente lo stesso prezzo dello spot. 31 dicembre 39.000, quindi andiamo a calcolare lo spread. 39 diviso 37, arrotondiamo, 5%. Mentre il 24.09, vabbè, è più vicino e è 37.000, quindi è un pelo più basso. Al momento, con un'operatività cash and carry, quindi shortando il future, se si ha una posizione spot equivalente, c'è il 5,4% al 31 dicembre, se si tiene aperta la posizione fino a maturazione. Che dire, è sempre un'opportunità interessante. Quando eravamo in piena bull run era del 27%, mi pare, pazzesco. Adesso non è proprio il momento migliore per farlo, però che dire, cioè tenerlo d'occhio non è mai male. E poi se uno si vuole coprire, ad esempio io che sto cercando la copertura, lo short di copertura, lo andrei a fare proprio su quei future lì, a quello scopo. Poi, secondo me è troppo probabile che sia crypto.com e fa piacere che le persone leggano la parola crypto pura e limpida. Guarda, io ci spero, perché crypto.com è cioè una delle mie aziende preferite nel mondo crypto, e quindi The Crypto Gateway, new sponsor dell'Inter. Ah, esatto, in realtà non ve l'ho detto, ma sono 30 milioni, sai, li avevo accumulati così in un trade su Shiba Inu, non sapevo cosa farmene, ho detto, sa, facciamo un annetto di sponsor con l'Inter. No, assolutamente no. Ciao Luca, quanto tempo ci hai messo a convincere i tuoi familiari a investire in cripto? Guarda, io ho convinto, poi in realtà mio papà è quello che ha convinto me a entrare nel mondo degli investimenti, perché lui è un investitore da sempre, e probabilmente se non fosse per lui questo canale non esisterebbe, perché io non mi sarei mai interessato al mondo della finanza. E lui è sempre stato super tradizionalista. Quando gli ho parlato delle cripto, che poi le ho scoperte io smanettando un po' in giro,
giro, fa quella roba lì non mi piace, volatile, sì, è una bolla, mica bolla. Poi l'ho beccato che aveva aperto l'account su Coinbase, gli ho detto, ah, beccato, cosa fai? E era lì che stava comprando Ethereum, ho fatto un buon lavoro. E poi fa, no, ma sì, ci metto qualcosa, ma una scommessa, un gioco. Poi in realtà sì, cioè ci ha messo poco di fatto, ma perché comunque non è, cioè è abbastanza avverso al rischio, ci sta. E mia mamma non sa neanche che cos'è né Bitcoin né Ethereum, ma se gli chiedi che lavoro faccio io, probabilmente ti dice l'ingegnere, perché non sa minimamente che cosa sono le cripto. Le avevo regalato un libro che si chiama Mamma, ho comprato Bitcoin, che era proprio destinato a chi non sa nulla e vuole provare a capire qualcosa, ma non so, devo chiedergli se l'ha letto. Poi, in quelle 2 ore le transazioni vengono confermate lo stesso? No, direi di no, perché se non ci sono i blocchi, non ci sono neanche le conferme. Assolutamente. Dunque. Ciao Luca, bello il post di Instagram di oggi sulle shitcoin. Peccato che nei commenti c'è ancora chi ti chiede se in futuro pamperanno ancora e se conviene holdarle. Ecco, non avevo dubbi. Allora, se voi, spero che mi seguiate tutti su Instagram, mi raccomando, seguitemi perché ne vale la pena. Pubblico un po' di post così, pillole destinate proprio a un target entry level, a chi vuol tenersi aggiornato senza tecnicismi. Vi sparo una super turbo shillata anche del mio profilo qua in chat. Oggi ho fatto un post, l'altra faccia delle shitcoin, perché in realtà un po' di tempo fa avevo fatto un post sulla shitcoin mania con quelle che hanno pompato di più e ho fatto quello contrario, cioè quelle che hanno perso di più. L'obiettivo era semplicemente quello per dire state attenti che non è tutto bello, ok? È tutto bello fin tanto che non dumpano. E quindi quello era un po' l'obiettivo. Poi sì, ci sono ancora i sognatori che hanno investito magari nel pieno pump e sperano che rimbalzino e pompino ancora. A me spiace perché bisogna capire che le shitcoin sono un gioco con cui giocare sul breve, non un investimento a lungo termine, altrimenti è certo il risultato, la perdita, ok? Mi raccomando. Poi, ieri seratona con Hard Rock Crypto, yeah, se è spettacolo, mi diverto troppo con loro. E dunque, dove è saltato tutto? Pa, pa, pa. Hai sentito del blocco delle carte Binance? È successo l'altro ieri a tantissimi utenti italiani. Oddio, no, sai? Hai idea di cosa può averlo determinato? Non lo sapevo proprio. Ci sarà qualche problema del provider, no? Alla fine la Binance Card, aspettate che io ce l'ho qua, vediamo di chi è. Contis e Swipe, Binance Card. Non saprei, magari c'è o Swipe o Contis che hanno fatto i capricci, a volte capita, eh. Allora, papà, dove siamo finiti? Ciao Liu, temo di fare una domanda stupida, ma provo ugualmente. Fatto bene, prova, prova. Quando un ordine sell limit viene fillato, significa che qualcuno ha comprato spot a quel livello di prezzo, ok? Questa operazione si riflette sulla candlestick come un long o come una vendita? Sono gli spot che creano i movimenti delle candlestick o anche i limit nel momento in cui vengono fillati? Grazie mille, avrai sempre la mia stima per quello che fai e per come lo fai. Grazie a te. È una domanda molto intelligente in realtà, perché il mercato funziona grazie a due entità. Da una parte ci sono i market taker, che sono coloro che fanno i market order, comprano e vendono a mercato, e dall'altra parte i market maker, coloro che riempiono gli order book con i limit order. Se c'è un limit order in vendita, ok, guarda, possiamo anche fare un esempio pratico andando ad aprire Binance o FTX, che ce l'ho già aperto, andiamo su BTC Perp. Allora, guarda, qua c'è l'order book che continua ovviamente a cambiare perché molti market maker poi sono bot, sono algoritmi. E il fatto che ci sia, facciamo un raggruppamento, dai, per facilità, 36.810, c'è qualcuno che compra, ok? Vuol dire che se tu vendi a mercato, tu vendi al primo che compra sull'order book, al primo limit buy che c'è più vicino al prezzo attuale. La stessa cosa se tu vendi, se tu compri, scusa, vendi compri
dal primo che vende, quindi dall'alto vai a prendere il prezzo più vicino al prezzo attuale e gli vai a fillare il suo limit order. Chiaramente le candele sono mosse dai market taker. Senza market taker tu non avresti il mercato fermo, perché nessuno compra e nessuno vende. Cioè, se ci sono i limit order e basta, è come dire tu hai l'order book lì, ma nessuno che va a comprare e vendere da lui, e quindi è tutto fermo. E quindi sono i market taker che vanno a fare la candela. Bene, mi sono impigliato tipo 45 volte, ma spero di essermi fatto capire. Allora, saltato ancora tutto. Dove siamo finiti? Domanda scemotta, ma che ne pensi della sicurezza di QuickSwap su una scala da MT Gox a Curve? Più verso Curve, dai, mi sembra, perché cos'è un fork? Mi pareva di aver visto che era è molto simile a Uni per certi le versioni vecchie, e poi è auditato da un po' di gente, ecco, quindi non ha la sicurezza di Uniswap e Curve, però ci si avvicina, dai, su QuickSwap, su Matic è un po' lo standard quasi. Dunque, mi sono imbattuto nella cripto GMR Finance. Ho visto un bel progetto, ti va di dare un'occhiata? È nata il 7 maggio, che comprende il mondo dei gamer. Ci vado a dare un'occhiata per sfizio, per ridere un po'. Allora, vediamo. Vediamo se ci sono i cartellini rossi. No, no, cos'è? Coinbase, a caso, così. Eccolo qua, i cartellini rossi. 10% distribution fee, un quadrilione di supply, 5% agli holder, 2% alla liquidità. Bene, ci sono già tutti NFT, eccoli, tac, non potevano mancare. Vedete, sono qua. Come riconoscere una shitcoin? Lezione semplice, in un minuto. Supply spropositatamente alta. Fee che ridistribuisce agli holder, copiati tutti da SafeMoon, che è stata quella che ha avviato questa cosa. 5% agli holder e 10%, boh, non lo so a chi. Un po' che va al liquidity pool, così giusto per tenerlo vivo. Il 3% bruciata, il burn fa sempre scena, no? E poi ci sono, vabbè, qualche audit che è solo sullo smart contract, quindi almeno non c'è il rug pull, quello è giusto la base della sicurezza, ma non vuol dire che è una buona roba, eh? Se c'è l'audit vuol dire che lo smart contract ha ragione di esistere. E poi si giocano un po' sulle cose generiche, cioè il mio wallet, la mia carta, i miei NFT. È una shitcoin, mi spiace, cioè è così, è assolutamente così. E poi ognuna ci dà il suo gusto, no? Qui col gaming e le altre con... ce ne sono alcune che sono veramente assurde. Ce n'era una che mi è arrivata, mi hanno chiesto la sponsorizzazione, che non mi ricordo neanche come, ma delle assurdità proprio. Giusto per dire, noi abbiamo questa cosa qui. Comunque, procediamo. Dunque, Luca, sei diventato milionario con Bitcoin? Certo, 1 milione di satoshi, assolutamente. Io quando parlo con i miei delle cripto mi guardano come se fossi venuto dalla luna, e tu gli devi dire: no, non vengo dalla luna, ma ci andrò, io ci andrò sulla luna, ricordatevelo, questo gli devi dire. Bene, dopo questa cosa possiamo andare ad analizzare un paio di grafici, cosa ne dite? Se no qua andiamo ancora a degenerare. E benissimo, allora, ve l'ho detto, non aspettatevi chissà quali analisi strane, perché Bitcoin è sempre in lateralità, è sempre qua fermo, fermo, tac, tac. E non, cioè, fino a che non esce da questo benedetto range in maniera convinta non succede nulla. Possiamo andare di nuovo a dare un'occhiata all'open interest, giusto perché quando l'open interest andrà aumentando ci sarà una maggior probabilità di avere dei movimenti un po' più importanti. Vediamo se c'è una variazione. C'è un po' di trend rialzista dell'open interest. Andiamo a vedere, dunque, aspettate, lo accorcio da qua, l'ultimo periodo, cioè rialzista poi per modo di dire, perché è abbastanza, cos'è, 12,27 oggi ed era 11, quindi di sì, lento a salire, proprio lento. Qua c'è stato, cos'era, l'8 giugno, vediamo, era il giorno di falso break, sì,
Qua c'è stato un po' di spazzata via, con lo sweep si è abbassato l'open interest, come vedete capita spesso, ma gli sweep hanno proprio quello scopo lì, e poi guardate cosa è successo il giorno dopo, si è rigonfiato, proprio perché questo sweep è andato proprio a prendere della liquidità che poi è andata a convertirsi in long. C'è questo gioco di palleggiamento ormai tra i trader intraday, perché se hai un range così breve l'unica cosa che puoi fare è proprio andare a operare sull'intraday. Il mio obiettivo è sempre aspettare, perché andare ad aprire lo short di copertura adesso mi ruga un po', perché è un prezzo di carico che non mi soddisfa granché. Cioè, o lo facevo prima, che purtroppo ho sbagliato a non sfruttare questo lower high, che vi ricordate che io dico sempre il primo short di copertura quando si compromette la struttura, l'avevo fatto un paio di volte, qua l'avevo fatto, vi ricordate, e anche qua, tac, proprio perché avevo detto bene dump e qui short di copertura, poi mi ha fatto un nuovo massimo, qui di nuovo, tac, short di copertura, ha fatto un nuovo massimo, trappato due volte e la terza non l'ho fatto. Vedete come a volte uno predica bene ma razzola male. Cioè la teoria, la strategia era giusta, di andare non appena c'è la struttura compromessa ad aprire lo short di copertura. In quest'altro caso avevamo di nuovo il top, un lower low e poi avevamo qua il cluster che era stato compromesso ed era da copertura perché la struttura era compromessa, però ho detto mi sono fatto prendere un po' dal bias bullish e colpa dei bull glasses e non l'ho aperto, e aprirlo adesso, cioè c'è un prezzo di carico non ottimale, e quindi l'idea era di andarlo ad aprire da queste parti, ok? Perché adesso se poi andiamo a rompere a ribasso si può andare a cercare quello speculativo di short, però quello di copertura, cioè aprirlo, è come fare take profit qui, non lo farei sinceramente, aspetterei un altro lower high e questa potrebbe essere una zona interessante, quindi il mio obiettivo è proprio quello. Abbiamo come al solito lo scenario di storno rialzista in caso di rottura del range dei 40.000, questa è un po' la prima area di resistenza, cioè scusate questa, e qua magari va a pescare della liquidità. Se invece andiamo a riprenderci 50.000 ritorniamo bullish, se rifacciamo un bel high qua sopra bullish, però come capite cioè se il range inizia a durare è possibile che poi andiamo a fare uno short squeeze talmente forte che poi innesca a catena ancora tutti i FOMO buyer che ci sono e ci andiamo a riprendere davvero questo livello. Però altrimenti, non lo so, ci abbiamo un bel po' di resistenze da dover vincere. In primis il range, poi quest'altra, vi do il secondo codice di Prime XBT, che se no mi dimentico. Allora, op, eccolo. E poi appunto dobbiamo andare a pescare proprio da quelle parti lì. E lì dobbiamo vedere come reagiamo. Ok, quindi quella è la possibilità, cioè sono gli ostacoli che abbiamo e lo scenario bullish. Mentre se andiamo a perdere, se andiamo a spazzare liquidità qui dentro e poi rientriamo nel range, è un setup short, anche speculativo, che non mi perderei per nessuna ragione al mondo, non di copertura ma speculativo, perché peschiamo da qua, tac, quindi non è che andiamo a ottenere un prezzo di carico tanto buono. E poi falso breakout in un macro, in una direzionalità comunque sul settimanale ancora ribassista, e quindi ci sta andare a prendere lo short con lo stop loss magari qui sopra, è tutto da vedere. E la perdita del range stesso è la controprova finale invece della continuazione ribassista. Perdita vuol dire di permanerci sotto almeno per un po' di giorni senza domanda e andare magari addirittura a perdere i 30.000, questa area, e allora lì sono cavolacci, perché poi il prossimo punto di atterraggio è 23.000. Ok, quindi queste un po' sono le possibilità che ci sono e basta. E questo è Bitcoin, direi. Possiamo cancellare questo codice. Mentre andiamo a vedere le alt, ve l'ho detto, non benissimo, perché abbiamo Ethereum che ha fatto un lower high e adesso sta cercando il low, ma addirittura ha perso anche questo supporto.
lo sta perdendo, meglio. Quindi se va a fare anche un lower low rispetto a qui, non mi piace, dico la verità, non aprirei posizioni. Questo supporto si è dimostrato insulso, quindi si può quasi fin cancellare adesso. E BNB l'abbiamo visto anche lui recentemente. Axi sta spingendo, il mondo gaming è capace di spingere, anche Engine Coin sta spingendo, va che roba. Engine, Axi, poi cosa c'era? Theta, che anche lui in maniera un po' trasversale ha a che fare col mondo del gaming, ma Theta ha fatto un falso breakout, quindi attenzione, perché adesso si sta dirigendo alla ricerca di un low, quindi è in caduta libera, va aspettato. E poi che altro abbiamo? Ma le altcoin, ve l'ho detto, non mi dicono nulla, perché a parte rari casi che sporadicamente stanno pompando, quello che è l'andamento generale è sfavorevole rispetto a Bitcoin. Quindi contando che Bitcoin è in punto interrogativo e è in barcolla, le altcoin contro Bitcoin sono in perdita, andarsi a esporre su un altcoin adesso è un rischio veramente alto, che io non mi sento di correre. Ecco, quindi occhio a questo potenziale bottom per le alt, perché se viene rotto a rialzo, insomma, è fine del trend delle altcoin, e potrebbero arrivare a fare dei drawdown anche, insomma, se facciamo un bear market e le altcoin vanno, la dominance va in uptrend, è quel momento in cui le altcoin arrivano a essere prosciugate del 70-80%. Mi spiace, rispetto al top chiaramente, buona parte della strada l'abbiamo già fatta, ma insomma nessuno ci dice che è finita qua. Amici, bene, vi ringrazio di cuore per avermi seguito, siete sempre sul pezzissimo. Guarderesti Ethereum dollaro? Sì, dai, guardiamolo perché è interessante, ne vale la pena. Non benissimo Ethereum dollaro, guarda, tac tac, questa punta è molto brutta, però c'è un però, c'è ancora questo trend attivo, e quindi questa è un po' la nostra ancora di salvataggio. Se lo andiamo a rompere, tac, di qua, e allora lì siamo messi male. Dipende un po' da Ethereum Bitcoin, da come vuole andare a sistemare questa cosa. Se va a fare un top, buonanotte, anche Ethereum dollaro. Se invece ricomincia, fa un bel higher low e ricomincia a partire, potrebbe continuare a sopravvivere questo trend. Quindi stiamo a vedere. Bene amici, di nuovo grazie di cuore, io stavolta vi saluto davvero, noi ci rivediamo lunedì prossimo sempre alle 18:30 e sempre con altri codici, ormai bam, li droppo come se non ci fosse un domani, così potete fare i degenerate gambler con soldi non vostri. Vi ricordo che potete anche ritirare i profitti, quindi se li usate per aprire un trade in leva 100 per, più facile che lo fulminate, però magari insomma poi vi fate qualche buon profitto e lo prelevate. Vabbè, basta, non mi perdo in chiacchiere, noi ci rivediamo lunedì, passate un buon weekend mi raccomando, e vediamo un po' sto benedetto Bitcoin che si dia una svegliata, che inizi a fare qualcosa, se no lo dobbiamo scrollare un po'. Ciao a tutti e a lunedì. Bella!